capoluoghi sono con davanti una lente uniforme. Noi aumentiamo la profondità di visione. Questo qua ed emulante il sistema di videoripresa dell'NHK di autostereoscopico con sistema di planiforme e senza. Vi saluto con senza con. La lente pluriforme davanti alla Blogi Sony vogliamo il sistema dell'NHK Satra DTV. Info. The NHK Science and Technology Research Laboratories are researching integral 3D TV for capturing and displaying 3D video as a prototype for a future broadcasting format. Ma che appena il posto del posto di questa lente flash eye semplicemente la lente pluriforme che è davanti e alla Blogi poi in fase di visualizzazione abbiamo questo. Saluto. Back flat panel, back flat lens, planifor lens, before Blogi Sony, we emulate, half emulate, NHK Integral TV system. I wish you. La pubblica dei brocchi. Cioè di vivere. Con voi quello sia, logicamente. Sono il lusso, il team. Umani Triumph di Triumph e la stabilità abbiamo di tanti pensieri fatto personale. Welch, rotatore, MX-Wing,
del letto e poi registrare quella morale. Vi saluto. Immagine ti fa credere, ciclamente, per competere, simbolizzano, e questa, ciclamente, per davanti una lente planiforme, due volte ingrandimento per due, al posto del sistema della NHK giapponese che usa un elemento occhio di mosca e poi si è ripresa. Vi saluto. Verona, anfiteatro, mostra di Maya. Maya, vediamo un po', goccia bellezza. Testimonianza di un progresso senza pari per l'epoca. Palazzi reali decorati in modo fastuoso testimoniano la potenza del sovrano. Luoghi di culto finalmente aggiornati con scene di rifugio e di vita quotidiana dimostrano come l'arte magia sia il capostato della civiltà mesoamericana. Organizzato in grandi edificenze di Sassato, il popolo magia conosce un lungo periodo di stregone fino all'alba del primo millennio corso, quando si misura con un momento di progressivo stile. La società ambientale inizia a disconoscere la corsa del potere supremo del Sassato, provocando spesso lunghe e distruttive proiette tra l'altro e la stata.
Thank you.
Sembra di potere. Non permettono alla popolazione di usufruire dei prodotti della terra essenziali per la sopravvivenza. L'arrivo dei conquistadores spagnoli infligge un ulteriore duro colpo al numero degli abitanti. Gli uomini arrivati sulle coste dell'America centrale portano con loro una calamità senza precedenti, le malattie. Queste provocano la morte di un'alta percentuale degli autoctoni. Quasi il 90% viene ucciso da epidemie scoppiate ai litorali dell'arrivo dei colonizzatori europei. Tuttavia la cultura maya riesce comunque ad evitare un'estinzione totale. Ancora oggi in America centrale vivono nativi riconosciuti come loro discendenti e che mantengono un forte legame culturale e linguistico con la più antica popolazione maya. I racconti avventurosi e gli arcani misteri che da sempre impregnano questi territori spingono, a partire dall'Ottocento, nuovi esploratori stranieri ad avventurarsi in queste terre alla ricerca delle vestigia e dei tesori perduti di questa civiltà feconda.
vi venite alla visita alla mostra dei Maya. Vi saluto. Non costano 29 euro, è fatto molto bene. Entriamo in Verona. Della regione.
abbia visto un giro di lacci di Verona. Che civica di Verona. Non te vai neanche a bocca. Stiamo all'inizio con l'Aniform 4-2 Lager, l'Aniform Less Emulating NHK o Toastoscope TV Japanese Revision. Thank you.
al Maya, oltre a quel che è Picasso. Vi saluto.